Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. La Commissione Ambiente ha licenziato per l'Aula la legge sui parchi e le aree protette. Le nuove norme estendono la rappresentatività dei territori e allargano la partecipazione a esponenti delle associazioni ambientaliste e agricole. In settimana si è inoltre discusso di enti locali in prima commissione, dell'ospedale Gradenigo in quarta e di risparmio energetico in terza. La Giunta ha svolto un'informativa sul piano paesaggistico alle commissioni seconda e quinta e la seconda ha infine svolto un'audizione sui problemi dell'editoria locale. Il Presidente del Consiglio regionale e numerosi consiglieri hanno partecipato alla messa celebrata da Papa Francesco a Torino. Una delegazione della Consulta regionale dei giovani ha poi partecipato all'happening organizzato dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Torino. Comuni, capoluoghi di provincia e comuni olimpici sono entrati a far parte del Consiglio degli Stati Generali dello Sport, organismo dell'Assemblea presieduto da Mauro Laus. Altri comuni possono presentare richiesta entro il 10 luglio 2015. Info sul sito dell'Assemblea. Presentata a Palazzo Lascaris dal Comitato Resistenza con l'Università del Piemonte Orientale, l'opera 20 anni di Costituzione, 1993-2013. Il volume nasce da una ricerca sulle proposte di riforma della Carta Fondamentale dello Stato realizzata in ambito accademico. Massimo Cavino, Università del Piemonte Orientale. La carta non è diventata vecchia, è cambiato il paese. Forse occorre una nuova lettura della nostra carta costituzionale, non necessariamente un suo stravolgimento, ma evidentemente le sfide che il nuovo millennio ci pone devono trovare una risposta anche nelle riforme istituzionali. Una sessantina di piccoli quadri di artisti, piemontesi e non, sono esposti all'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino nella mostra Segni 20x20 Reload. Curata dal Centro Cultura Contemporanea di Torino, la rassegna è visibile fino al 21 luglio. Il direttore Alessandro Novazio. La filosofia proprio di base di questa rassegna era quella di avvicinare l'arte, che è sempre stata considerata come un evento anche elitario, al grande pubblico, cosa che poi è diventata anche una delle indicazioni della comunità europea. Identità, sovranità e tradizione sono i temi su cui si fonda la neonata associazione Piemonte Russia, che è stata presentata nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris. Obiettivo: promuovere la conoscenza della Russia e la sua attualità. Matteo Beccuti, presidente Associazione Culturale Piemonte Russia. Il Piemonte è la regione che più di tutte esporta verso la Russia ed è necessario far sentire la nostra voce, che vuole una collaborazione e vuole un rapporto di reciproco rispetto, sia economico, sia culturale, sia politico. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.